Sinceramente non mi aspettavo che la Reggiana potesse vincere nei primi 90 minuti contro il Monza. Il Monza è un'ottima squadra, è una squadra molto temibile, è una squadra che l'anno scorso è arrivata a metà classifica in Serie A, che quest'anno pensa a fare ancora meglio rispetto all'anno scorso, infatti ha fatto un calcio mercato acquistando giocatori per rafforzare l'organico, e è sicuramente una squadra che può fare male a tutte le squadre di Serie A, quindi sicuramente ancora di più alla Reggiana che gioca in Serie B. Cosa dire? La Reggiana però ha fatto la partita perfetta, è riuscita a domare abbastanza bene, quasi perfetto il primo tempo, dove purtroppo è arrivato un gol quasi occasionale da calcio d'angolo. Il pallone che arriva viene deviato di nuca dal nostro difensore, che arriva ai piedi d'Ambrosio, che ha una prepotenza fisica maggiore rispetto al nostro difensore, e la insacca anche abbastanza facilmente. Però la Reggiana ha un merito, un grandissimo merito in questo caso, di non scomporsi e di non buttarsi tutti verso l'attacco per cercare di recuperare immediatamente. Continua a giocare come aveva fatto fino a quel momento lì. La palla gira, riescono a trovare sempre l'uomo, fanno il passaggio sempre facile, non vanno mai a cercare il numero, non cercano mai di saltare l'uomo, vanno anzi concentrati e precisi verso la porta, e riescono a costruire anche bene. Il secondo tempo inizia sull'1-0, come abbiamo detto, per il Monza, e la Reggiana cosa fa? Comanda molto bene la prima parte del secondo tempo, riesce a far sì che il Monza non riesca a trovare occasioni interessanti da gol, ma con tre cambi al 78esimo, dove viene inserito anche Nardi, cambia invece la sorte della partita, perché dopo un paio di minuti, azione perfetta costruita di prima dai giocatori della Reggiana, che danno un pallone perfetto a Nardi, che da fuori area colpisce e riesce a fare l'1-1. E quell'1-1 lì cambia la dinamica della partita, perché il Monza non è più sicuro, ha una debacle, incomincia a perdere dei colpi e concede spazio alla Reggiana. Infatti da lì a poco arriverà un'altra azione di Portanova, che arriva quasi a segnare con un bel tiro a giro, e dopo poco da un'altra azione un po' confusa arriva il rigore. Il rigore lo segna Cigarini, anche in questo caso spiazza il portiere senza grossi problemi, e andiamo sul 2-1. Sul 2-1 e lì c'è la paura che comunque il Monza si rialzi e diventi feroce. Invece riusciamo comunque a domarlo, riusciamo a tenerlo basso, e nonostante gli ultimi 7-8 minuti del secondo tempo abbiamo qualche difficoltà, perché comunque loro avanzano tutti quanti per cercare di fare gol, riusciamo comunque a chiudere la partita in nostro vantaggio. Cosa dire? Una partita che spinge ad essere ottimisti, perché se questa è la Reggiana non si può altro che essere felici, perché comunque ha giocato bene, ha giocato senza buttare via palloni, cerca sempre l'uomo, non cerca di strafare, e questa è la cosa importante soprattutto in Serie B. Ho visto una Reggiana che ha un gioco, che ha una costruzione di gioco, e credo che quello sia la cosa più importante da portare avanti. Cosa dire? Adesso affrontiamo il Genoa nel prossimo turno di Coppa Italia, e sabato avremo il Cittadella. Quindi sicuramente altri due appuntamenti molto importanti che avremo prossimamente, però insomma io credo che bisogna essere ottimisti su questa Reggiana, che ha dimostrato di essere una buona squadra. Ci vediamo per la prossima partita. Ciao a tutti!